Ciao a tutti ragazzi, sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Pillole di Internet. Oggi faremo la reazione a dei video di Minecraft molto interessanti. Ho trovato questo canale di nome Ija Minecraft, crea dei video decisamente particolari e diversi di Minecraft, come per esempio questo qua, l'ordine delle strutture più vecchie di Minecraft. Questo video è stato fatto il 26 giugno 2020, quindi tutte le date che sono riportate in questo video risalgono al 26 giugno. Quindi per esempio il Bastion è al primissimo posto come struttura più nuova in assoluto e ha 72 giorni di vita. Dopodiché abbiamo il portale rovinato, i funghi, 142 giorni. E così via, insomma, avete capito sicuramente. E adesso farà questa comparazione tra tutte le strutture che sono state aggiunte su Minecraft. 142 giorni per i fossili del Nether, un anno e 218 giorni per il pillager, per la struttura dei pillager, la nave sott'acqua, 2 anni e 105 giorni. Assurdo vedere che queste strutture vengono aggiunte dopo un anno e noi non ce ne accorgiamo neanche, sembrava ieri. Il tesoro sommerso, ragazzi, il tesoro sotto la sabbia, 2 anni e 112 giorni. La magione, 3 anni e 272 giorni, non ci credo. Gli igloo pure, 4 anni, eppure sembra ieri che li avevano aggiunti. La città dell'End, anche questa 4 anni. La nave dell'End, anche questa 4 anni e 333 giorni, è stato aggiunto tutto insieme. Il monumento dell'oceano, 6 anni e 8 giorni. Cavolo, ma chi l'avrebbe messo? Chissà qual è la prima struttura di Minecraft. Vediamo, se ci dovessi pensare direi qualcosa che esiste dall'inizio, quindi il portale del Nether, penso. 8 anni e 26 giorni per il tempio della giungla. La piramide del deserto, 8 anni e 33 giorni. Assieme anche al... Ecco, io non ho mai capito a cosa serve quella struttura nel deserto, ovvero il pozzo del deserto. È completamente inutile. Mi ricordo che la prima volta che l'ho trovato ho pensato, boh, ci sarà qualcosa di nascosto, devo tirargli dell'oro dentro, qualcosa farà. Invece no, è completamente inutile. Albero della giungla, 8 anni e 159 giorni. È stato aggiunto in 1.2.1. Uscita per il portale del Nether, uscita per il portale dell'End, 8 anni e 257. Pillar di ossidiana, 8 anni e 257. Ma quindi aspetta, il primissimo End non aveva le torri d'ossidiana all'interno? Perché è stato fatto tipo dopo una settimana. Quindi nella versione 1.9, pre-release 3, non esistevano le statue di ossidiana. Fortezza del Nether, 8 anni e 278 giorni, quindi praticamente, ragazzi, 9 anni. I funghi, mineshaft, ok, quindi il mineshaft è vecchissimo. Anche la stronghold, che sarebbe il posto in cui si trova il portale dell'End. Villaggio, il villaggio, 8 anni e 291 giorni. Poi, alberi di birch e di spruce, 9 anni, 165 giorni. E quali sono quelli più vecchi? Top 3! Ok, ragazzi, siamo alla top 3. Vediamo, 3, 2 e 1. Vediamo quali sono le cose più vecchie in assoluto. Al terzo posto troviamo... Portale del Nether, come avevo detto io. E allora 2 e 1 cosa sono? 9 anni e 240 giorni. Il dungeon, 10 anni e 1 giorno. E vediamo al primo posto. Ah, l'albero di Oak, l'albero normalissimo di Minecraft, 11 anni e 30 giorni, cavolo. Comparazione tra le probabilità di Minecraft, vediamo. Possibilità che uno shulker rilasci il suo guscio 1 su 2, cioè quindi il 50% di possibilità. C'è soltanto una possibilità su 8 che nasca un pulcino dalle tue uova. Voglio vedere quelli super strani. Possibilità 1 su 25 che un Vindicator ti rilasci un libro incantato. Una possibilità su 40 che il Wither Skeleton ti dia la sua testa. Questa non la sapevo. Una possibilità su 40 che il 31 ottobre nasca uno zombie pigman con una zucca in testa. Una possibilità su 67 che nasca una strega con le particelle sulla testa. Una possibilità su 81 che la strega ti dia tutti e 6 i drop quando la uccidi. Una possibilità su 100 che nasca uno scheletro su un ragno. Una su 120 che lo zombie ti droppi il ferro. Una su 200 che un albero ti dia una mela. Una su 256 che da un uovo escano 4 pulcini. Questa ve l'avevo anche detto in un video io. Una possibilità su 400 che nasca un mini zombie sopra un pollo. Una su 610 di trovare una pecora rosa. Io l'ho trovata in un mio video l'altro giorno. Wow, è rarissimo allora. Una possibilità su 10.000 che all'avvio il vostro Minecraft dica Minecraft anziché Minecraft. Una su 10.000, ragazzi, è tantissimo.
una su 12.000 per un cucciolo di pecora rosa, una su 552.000 che ti nasca uno zombie con tutta l'armatura in diamante. Una possibilità su 13 milioni che nascano 4 scheletri sui cavalli scheletro. Tipo gli scheletri dell'apocalisse. Una su 14 milioni che nasca un baby zombie full con l'armatura in diamante. Quant'è quello? Uno su un miliardo? No, di più di un miliardo. Di trovare il portale dell'End con tutti quanti gli occhi già inseriti. Oh mio Dio, sono curioso di vedere cosa c'è al primo posto. Una possibilità su 18, non so neanche come leggerlo quel numero, di trovare lo stesso mondo due volte. Al primo posto, ragazzi, uno su, vabbè, il numero è infinito praticamente, di trovare un piccolo zombie villager con tutta l'armatura in diamante incantata sopra un pollo. Se l'avete mai trovato, siete le persone più fortunate del mondo. Comparazione dei numeri di Minecraft, vediamo quante cose esistono. Allora, il mostro più piccolo in assoluto è di 0,3 metri, wow, ed è un pesciolino. Esiste soltanto un uovo di drago in tutto il tuo mondo, vero? Il massimo di pulcini che possono uscire da un uovo, 4. Le differenti tipi di gatti, 11. Il mostro più grande è alto 12 metri, che sarebbe lo zombie gigante. Esistono 16 tipi di colori. 19 edizioni di Minecraft? Ma come 19? Sono troppe. Pezzi di armatura, 25. Tipi di fossili, 30? Ma come 30? Differenti tipi di effetti, 32. Ragazzi, sono troppo interessanti queste robe. Differenti tipi di cavalli, 35. Tipi di incantesimi, 38. Le particelle, 66. Vediamo quanti mostri esistono. 72 tipi di mostri. 79 tipi di biomi. 80 advancement. 256 metri sarebbe l'altezza di un chunk. 256 metri. Esistono 313 oggetti in totale e 756 blocchi. 2700 tipi di pesce. 32.500 caratteri in un common block. 60 milioni di metri è la larghezza di un mondo di Minecraft. 480 milioni di giocatori in totale. 100 miliardi di visualizzazioni ogni anno su YouTube per i video di Minecraft. 100 miliardi. Vediamo il terzo, il secondo e il primo posto. Saranno delle cose assurde. La grandezza di tutto quanto il mondo è 3,6 per 10 alla quindicesima. Non so neanche quanto grande sarebbe quel numero. I blocchi in tutto il mondo 921,6 per 10 alla quindicesima. E infine, tutti i differenti mondi generati casualmente, 18,45 per 10 alla diciottesima. Sono dei numeri spaziali, ragazzi, troppo lunghi, anche da pronunciare. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Secondo me è stato molto interessante vedere questi tipi di comparazioni tra diverse cose di Minecraft. Dal vostro Candy è tutto. Date un'occhiata al merchandise che troverete qua sotto in descrizione se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!